Buonasera, la prima cosa che le volevamo chiedere è quali sono le politiche da adottare per valorizzare la figura dell'infermieristica oggi? Le politiche sono diverse, però mettiamo insieme la politica e poi ci sono tutte le strategie, no? Allora, la politica, io partirei da questo. Qual è l'area più in sofferenza? L'area in sofferenza è il lavoro e quindi bisogna rivedere il lavoro dell'infermiere, il lavoro di chi da tanti anni fa questa professione e quindi domandarsi le conquiste giuridiche e normative che gli infermieri hanno fatto nel tempo, cosa hanno migliorato o cosa sta succedendo. Altro è le politiche formative di crescita e di evoluzione del percorso formativo, cosa oggi come opportunità danno ai giovani? Le risultanze sono queste, che abbiamo degli infermieri che lavorano da anni, stanchissimi, che ci stanno dicendo ancora sono fermi ai post mansionari e quindi non, dopo 15 anni siamo un po' indietro. I risultati stanno dicendo che i giovani occorrono perché manca ora gli infermieristi all'assistenza, però non li assumiamo. E quindi ovviamente la politica chiaramente fa delle scelte altre di investimento. Riguardo invece gli stipendi, OSS, infermieri e Matteo Renzi, esistono ancora delle differenze? Allora, credo che anche Matteo Renzi, la linea politica di Matteo Renzi, ancora non abbia messo a fuoco le politiche della salute e della sanità. Ancora anche lui sta vedendo la parte economica, chiaramente, quindi la sanità, a parole e a indicazione si dice non tocco la sanità, però chiaramente deve offrire dei margini di risparmio per poi reinvestire su se stessa. Un gioco di parole che chiaramente questo fa capire comunque la sanità in questo momento, come dire, non la tocco, però non ci investo. E se non investo, chiaramente la sanità e l'infermieristica soffre. Questo è uno. Matteo Renzi cosa pensa degli infermieri di Firenze? Lui ha frequentato tantissimo gli infermieri, è una persona giovane e quindi ovviamente è molto più vicino alla persona anche per sua esperienza politica, per il suo vissuto, insomma, sociale, eccetera, è molto vicino ai giovani. E lui si è sempre espresso molto chiaramente fra assistenza e medicina. In effetti, se voi state attenti alle parole, poi vanno motivate, una persona adesso ha mille impegni, agli stati generali della salute che si sono tenuti pochi giorni fa a Roma. Lui non ha messo, come tutti mettono, i medici e gli infermieri, lui ha detto gli infermieri. Con gli infermieri, chiaramente, nessun concetto, c'è cioè l'assistenza alle persone. Questo è il concetto. Poi, di qui al suo concetto, a trasformarlo in atti concreti, io credo ci vuole questa professione che chiaramente sa mettere i punti chiari. Ora stiamo forzando tutto su questa richiesta di specializzazione. Io credo come ora dovremmo mettere molto quelli che sono gli standard di qualità dell'assistenza infermieristica e quindi garantiremo da una parte il recupero dei giovani e quindi lavoro, dall'altra rivisiteremo se le persone hanno oltre 60 anni invece di proporre la staffetta possiamo proporre di rivedere la legge Fornero sulle funzioni e quindi farli uscire, dall'altra ancora chiaramente dare una visibilità di nuova normativa a livello nazionale sull'importanza dell'infermieristica. Quindi, se devo dire, la politica di Matteo Renzi ancora non si è esplicitata, bisogna che questa professione si incontri specificandola. L'ultima invece voleva essere una provocazione che riguarda una cosa che lei ha detto: noi non dobbiamo fare la guerra agli OSS come hanno fatto i medici con gli infermieri, in modo appunto da non avere questa, non uscire di fronte anche ai cittadini in maniera negativa. Secondo lei quali sono le strategie da proporre? Allora, intanto io credo che parliamo del profilo degli OSS, hanno più o meno lo stipendio degli infermieri, ma allora loro arrivano dopo e sono meno di noi dentro le istituzioni, giusto? Hanno meno storia. O come mai riscuotono quanto gli infermieri? È chiaro che la politica sindacale e contrattuale gli infermieri non l'hanno curata. Se noi andiamo a vedere nelle RSU delle aziende, se andiamo a vedere nei tavoli dei sindacati, alla fine trovi più OSS è che non gli infermieri. L'infermiere si è imborghesito su certi aspetti, come se gli spettasse di diritto una evoluzione anche contrattuale e diciamo stipendiale. Fatto questo, chiaramente io dico, fare la guerra agli OSS, fare la guerra ai medici, poi la devo fare fisioterapista, poi la devo fare tecnici, poi la devo fare cittadino. Alla fine fa la guerra ai cittadino. Se continuiamo a dichiarare guerra o guerra fra le professioni, chiaramente non arriviamo a nessuna parte perché alla fine chi ci rimette è il cittadino di cui non parliamo. Io voglio partire da un assunto.
c'è una legge 251 che per gli infermieri gli dà uno strumento fortissimo, dice l'infermiere è responsabile dell'assistenza. Quindi anche l'OSS deve lavorare su un progetto di responsabilità dell'infermiere. Allora dico, non c'è storia perché devo andare a fare la guerra con qualcuno, deve collaborare con me. Che fra l'altro, guarda caso, all'80% lo formano gli infermieri. Allora, qual è la strategia di non fare le guerre, ma riposizionare i vari profili? È che l'infermiere faccia quello che è scritto su quella legge, programmi l'assistenza. Non faccia le prestazioni senza programmazione, ma recuperi il tempo, programmazione e pianificazione. Che non è, mi passi questo, nei modelli nuovi si sta portando del sistema orologio, tempo, prestazione, la flebocrisi, l'iniezione, eccetera. C'è un tempo e non è prestazione, quello della relazione con la persona per fare un progetto di salute e cura per la malattia. Questo va a portare in fiorenza. La strategia è questa e sarà vincente, ma abbiamo già una legge che nessuno cita, solo per fare la dirigenza, c'è l'articolo ultimo.